Buongiorno, buongiorno a tutti. Sto per raccontarvi una storia veramente orribile, senza precedenti nella storia dell'umanità. Un video di denuncia, e questo video è rivolto a tutti i giornalisti d'Italia, telegiornali, programmi di cronaca, eccetera. Vi prego, aiutateci a dare la notizia ai media, alla stampa, alle TV e far esplodere questa bomba del fatto che tra poco sto per raccontarvi. Per contattarci 347 35 69 077 Norma Otiero, chiedere di Norma Otiero 366 80 29 155 Rosario Scolpiniti. Aiutateci a fare giustizia. Adesso vi racconto la storia. Anziani, dei vecchietti indifesi, vengono interdetti con perizie false dai figli cattivi, milionari, e i familiari avidi sarebbero, vengono interdetti con perizie false, già orribili, rinchiusi a lunga degenza per anni, danno loro dei farmaci orribili per stare male al massimo, li fanno stare su una sedia d'hotel, li riducono come larve, così, fino alla morte. E in pratica io l'ho visto, l'abbiamo visto, abbiamo tutte le prove di quello che dico e tutta la documentazione che serve. Ripeto, abbiamo le prove, facciamo giustizia perché abbiamo le prove e tutta la documentazione che serve del fatto. Ok? Allora, continuando, in pratica vengono rinchiusi a lunga degenza, danno loro dei farmaci per non farli parlare, già qua sono si ribellano, danno loro dei farmaci per non farli parlare, d'accordo con il direttore sanitario della clinica, Don Orione, che è dei preti, tutti corrotti, direttore sanitario corrottissimo al massimo, e dà dei farmaci a questi vecchietti per non farli parlare, orribile. Questi familiari avidi hanno giudici, medici, avvocati, direttore sanitario, preti di questa clinica, tutti corrotti, si copre una vicenda, è un fatto veramente orribile, si copre una vicenda nel potere malato della loro parte, il male, e quindi si copre una vicenda, e se muore uno di questi vecchietti, perché molti sono morti, alcuni stanno morendo, copre una vicenda perché se uscisse fuori una storia del genere si integrerebbe, andrebbero in galera a vita, quindi loro hanno paura, quindi dobbiamo fare il più rumore possibile per far esplodere questa bomba al massimo, abbiamo bisogno di voi giornalisti a cui dare la notizia, vi prego, aiutateci perché è veramente importante, loro, i cattivi, i familiari avidi, insabbiano tutte le denunce che facciamo da anni, tutte, molti carabinieri, i polizia sono corrotti perché corrompono tutti quelli che possono, così insomma non esce fuori la notizia perché sono cattivi. E quindi giudici, medici, avvocati sono tutti corrotti. Con una legge, cioè perché c'è una legge in Italia che permette ad un familiare cattivo di interdire o inabilitare un altro familiare e rubargli i soldi di famiglia o per qualsiasi altro motivo per renderlo debole legalmente e rubargli tutto, insomma, è veramente orribile. Una legge che all'estero non c'è, in Italia c'è perché è un paese di merda, scusate, aiutiamo, leviamo questa legge perché può accadere anche a ognuno di voi che ha un po' di soldi e ha un familiare cattivo, vi può interdire in abilità, è veramente un fatto orribile, può succedere a chiunque, quindi tutti insieme possiamo fermarli, ragazzi, mi sono spiegato? Non, leviamo questa legge sull'interdizione e inabilitazione. Comunque, prima mandiamoli in galera, facciamo esplodere questa bomba veramente orribile di notizia, facciamo giustizia per questi poveri vecchietti. C'è una donna anziana, Anna Ioli Raganelli, che è stata martirizzata, uccisa fino alla morte, una di questi vecchietti, dalla figlia cattiva, Gabriella, che l'ha rinchiusa a lunga degenza, ha fatto perizie false, l'ha interdetta, l'ha lasciata morire, le ha fatto dare dei farmaci per non farla parlare se non si ribellava, l'ha uccisa e sta ancora rubando cose e soldi. La figlia buona, nonna Otiero, sta contrastando la figlia cattiva di questa donna anziana, la figlia buona, nonna Otiero, è una donna fortissima d'acciaio, che sta cercando da anni di fare giustizia sulla madre ammazzata in questo modo, ma purtroppo non ce la fa del tutto perché ha bisogno di voi, media, di far esplodere questa bomba, di voi giornalisti a cui dare la notizia. Quindi aiutiamo Norma Otiero, che è una donna fortissima, sta lottando al massimo, veramente una donna straordinaria, meravigliosa. Norma Otiero, che è un medico psicologo, è una persona veramente bellissima, stupenda, meravigliosa, fantastica. Aiutatela. Perché per contattarla, 34, facciamo giustizia ai giornalisti, 347
35 69 077, 347 35 69 077, ripeto, 347 35 69 077, ripeto, 347 35 69 077. Abbiamo le prove, tutta la documentazione che serve. 366 80 29 155, 366 80 29 155, Rosario Scarpiniti, Norma e Rosario. Vi prego, facciamo giustizia, giornalisti, date la notizia, aiutateci, guardate questo video, popolo di YouTube, giornalisti, vi prego, aiutateci a fare giustizia.